Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Allora, siamo qui di nuovo con l'episodio sulla videocarriera. Siamo nel periodo del calciomercato, quindi periodo clou della stagione. Siamo a metà anno, mercato di riparazione. Quindi andiamo a vedere un attimo i trasferimenti che erano a metà. Che cazzo si guarda, trattative di mercato. Avevamo Cerci, per il quale ci avevano offerto 7 milioni dal... cazzo stiamo a Werder Bremen, penso. Sì, Werder Bremen. E 7 milioni dal Barcellona. Poi Padelli, ci avevano offerto 3 milioni dal Napoli. Mi siamo però prima al Cerci, al Pro. E qualcuno mi ha detto... Sicuramente ti farei controfferta, intanto. Tutti avete detto... Qualcuno dice che l'ha venduta a 25 milioni, non lo so, noi sicuramente non ce la possiamo fare. E quindi proverò una via di mezzo, visti tutti i commenti che mi avete fatto, proverò a fare una controfferta, che cazzo faccio? Una controfferta di 10 milioni, facciamo 11 milioni, avanziamo l'offerta, speriamo bene. Dai, 11 milioni, cazzo, vabbè, ne hai cagati 90 per Suarez. Poi... Padelli 2 milioni e 8, facciamo anche qui una controfferta. Controfferta va sempre fatta, poi magari ci scappa il 50 in più e si porta a casa. E anche qui controfferta, puttana, riuscirò prima o poi a usare sto coso. 15 milioni, perfetto, perfetto. Poi quindi qui siamo a posto. Ora vediamo se dobbiamo giocare, no, non dobbiamo giocare, però trasferimenti. Andiamo a cercare qualche giocatore che mi avete consigliato. Allora, vediamo. Vendi Padelli, venduto. Cerci, almeno 10 milioni. Ok, comprati Barbo, però per i Barbo, cioè, in attacco siamo a posto. Qui sto leggendo i commenti così, cioè, vi vedo uno a uno, insomma, e non perdo nessuno. Ta-ta-ta, tienilo Cerci, mi dispiace Stefano, ma... avevo già fatto anche un sondaggio prima di iniziare la stagione e tutti mi dicevano vendi Cerci perché, cioè, devo far cassa, insomma, o vendo Cerci o vendo Immobile, ho deciso di vendere Cerci. Poi Claudio Ivan che mi dice che sono un coglione perché chiaramente faccio seguire i giocatori quando invece dovrei chiedere solo informazioni. Grazie Claudio, spero che stavolta seguirò quello che mi hai detto di fare. Cerci lo vendiamo, Depay costa 14 milioni, fatti inutile. Show, ecco, Show mi piace un sacco. Terzino sborone, l'ho visto bene quest'anno in Premier League, l'ho visto quasi bene ai mondiali, poverino, per le poche partite che ha fatto. E quindi andiamo a vedere Luke Shaw. Mi sa che avevamo già visto per acquistare, vediamo, non perché non mi ricordo, no, non sappiamo quanto costa, allora chiediamo informazioni. Grande. E quindi informazioni, poi cazzo faccio. Allora, vediamo. Clicco, perfetto. Ah, forse l'ho già fatto e quindi non posso farlo. Vabbè, passiamo al prossimo, facciamo prima, dai. Tanto lo stiamo già seguendo. Qui, figura di merda, perfetto. Fisher, non mi ricordo se lo avevamo tampinato per vederlo un po'. Ci riguardo velocemente, che non voglio perdere tempo. Non voglio farvi perdere tempo, chiaramente. Così vediamo un po' di andare avanti, che cazzo. Allora Fisher, ma che stronzo che sono, scusate, questa è per colpa di ieri sera che ho fatto tardi. Dai, eccolo qui Victor Fisher, anche lui lo stiamo già seguendo. Allora, secondo me stiamo già seguendo tutti, cazzo. Basacicoglu, ecco, Basacicoglu, come cazzo lo trovo? Speriamo che sia scritto come me l'hai scritto, perché sennò è un casino. Beh, proviamo così Basacicoglu. Vediamo se viene fuori Basacicoglu. Glu glu glu. Se lo compriamo lo chiamiamo glu glu. Glu glu sulla fascia. Allora, adesso faccio una bella cosa. Lo cerco io su Google, che cazzo, c'ho il computer sotto, vaffanculo. Vediamo dove cazzo gioca, così faccio prima. Allora, gioca nell'Ereven. Wow.
Allora, quindi, se non sbaglio, campionato. Vediamo se ho detto già una cazzata. Sì, l'ho detto. Come si chiama quella liga? Quella lega, anzi, aspetta. Eredivisie, va. No. Eccolo, sì, qui. La via ricerca, qui troveremo Basacicom. Eccolo qui, il nostro glu, perfetto. Chi è caruso di seguire, rimuovi dalle sue preferiti, contatti per acquistare. Vediamo, contatto per acquistare, se sappiamo, non sappiamo un cazzo. Ma dove informazioni, scusa, mi hai detto di guardare le informazioni, ma io non lo trovo. Adesso gli chiedo di seguirlo, ma cioè, sarò deficiente io, ma non lo vedo. Perché? Testino sinistro, lam. Qui ripristiniamo. Terzino sinistro, lam. Lam come il tedesco, no. Nell'Amburgo, che costa 2 milioni ma è completo in tutto. Mi dice sempre Claudio Ivan, che mi ha lasciato un papiro e che ringrazio per averlo fatto. Qui me ne si mettiamo TS, così almeno. Oh, ce la possiamo fare? Tranquilli che se sono arrivato la sera anche oggi ce la possiamo fare. Dai, Lam. Eccolo qui, Zilam, Wahasa, Yota. Eccolo qui, informazioni. E poi cosa faccio? Chiedi a Caruso, cioè lo faccio seguire. Prima chiedi informazioni, dimmi se sbaglio. Cioè ci clicco sopra, poi... Cangeria. No! Perché? Oddio. Lam. Abbiate pazienza. Per favore. Lam. Dai cazzo. Poi Claudio, cazzo, in sto cazzo di episodio mi rispieghi come minchia si fa. Allora, ci clicco sopra, poi non viene fuori informazioni. Quindi vaffanculo, segui. Farò una stronzata anche stavolta, ma non so cos'altro fare. Ciccino, siamo a posto. Birbiro lo possiamo prestare. Infatti mi sa che lo presterò. Mi sa che lo presterò. E mi piace Gold, quindi prenderemo Gold. Tatatati di Opare, però per ora a destra siamo a posto. Padelli via, ci siamo a posto, prendiamo solo Gold. In attacco siamo a posto. Antonio Racchi, vieni tranquillamente quella troia netta di Cerci, perfetto, mi piace questo, come secco, bravo Antonio, mi piaci. Siamo a Baccai, tatatà. Scusate la lettura in diretta, ma mi viene meglio, diciamo così non mi perdo nessuno. Allora, basta. Direi che abbiamo seguito abbastanza gente. No, che cazzo fai? Andiamo avanti, avanziamo un attimo, offerta di trasferimento. Attenzione, Baccali, no, Baccali te l'ho già detto. Non rompete il cazzo per Baccali. È il futuro. Il futuro si basa su Baccali. Quanto ci hanno offerto? 3 milioni. Accettiamo e buonanotte. Via Padelli al Napoli, 3 milioni che entrano in un posto che si libera, direi ottimo. Di accettarla, grande, fuasta. Ta-ta-ta, perfetto. Napoli offerta, bla bla bla. Vieni, mi faccio sapere, cosa lo faccio sapere? Ta-ta-ta, perfetto, verde bene, offerta esperimento. Anche lui ha accettato, perfetto. Potevo chiedere anche di più, porca di quella puttana. No, lo stesso, dai, 11 milioni e via. E via. Poi, dov'è? Viro, trasferimenti. Penso di averlo già messo in prestito, però adesso ci guardiamo per età, così lo trovo prima. Viro, eccolo qui. Agenzia lista prestiti. Ma mi dite che differenza c'è tra lista prestiti brevi e prestiti stagione? Voi ditemelo che così lo so almeno. Avanziamo ancora, vediamo altri messaggi. Iniziare l'offerta per la nostra nazionale. Austria, mi dispiace, me ne troverò un'altra. Trasferimento Baccali, avete scassato il cazzo, basta, rifiuto ogni offerta, vieta ulteriori, così non cagate la minchia, perché dopo un po' fa girare i coglioni. Tossaggio per gli show, 9 milioni? 9 milioni? Sti gran cazzi. Aspetta che torno. Show costa dei 4-3 milioni, però non aveva detto io. Ah, perché? Invece costa troppo. Infatti 9 milioni sono troppi.
Vediamo, ecco, puntiamo su Dinghillamo, come cazzo si chiama, che costa solo 1.3 milioni. Direi che è nettamente meglio. Quindi, avanziamo l'offerta, lo compriamo, dai cazzo, abbiamo il terzino giovane, con l'occhio giocatore, vediamo chi è che conviene la prossima partita. Fa le riserve, lo so, però adesso stai calmo, rilassati, Birobiro. Comunque, Fiorentina, Fiorentina, la viola, mettiamoci noi in bianco, no, che cazzo, cambiano loro, loro in bianco, gestione squadra, che non mi ricordo, una sega come sempre, ho un criceto, solo uno poverino in testa, quindi non si posso fare niente. Perfetto, direi, giochiamo, non perdiamo tempo, gioca partita. Torino-Fiorentina, siamo penso terzi in campionato, andiamoci dentro cazzo, forza dai, è partito Cerci, mannaggia, oh, arbitro cazzo, Ciro Immobile, prova a pressare, non c'è, chi cazzo mi ha rotto, puttana mi ha rotto Kurtic, merda di cane, schifosa. Mi hanno rotto Curti, cioè lei che dovevamo comprare un centrocampista centrale. Sti gran cazzi, ce la siamo tirata sui piedi, ce la siamo chiamata. Qui, bastardo, Borja Valero, gli ha fatto da ponte, lì è caduto su un testicolo, se l'è rotto. Comunque andiamo avanti, chi se ne frega? Masiello. Tranquillo, per Vives. Il Canduri. Immobile. Cerca uno di con Cerci, lo trova. Attenzione a Cerci qui. Cerci, sei infilato nello spazio, Cerci! Mamma mia, cosa si è mangiato, Cerci! Cazzo, Cerci, puttana! Palla! Ma che cosa, fuori gioco! Puttana, cazzo! Ma no, la ceretta, Baccalli, cazzo, la ceretta, te lo dico sempre! Andati in fuori gioco, cazzo, c'aveva due peli in fuori gioco, vabbè, ci riproveremo. Qui, li lasciamo giocare, perché tanto, poverini, si devono divertire anche loro. Ah! Ah, porca Valero! Palo! Ah, gol! Sti gran cazzi. Li lasciamo giocare una sega perché poi prendiamo gol. Ah, deficiente. Va bene. Adesso andiamo a fare tipo una serie, ogni gol preso, un qualcosa, un cucchiaio di peperoncino. Guarda che smetto di fare ste cazzate. Porca miseria. Dai che ci facciamo. Dai, Aquilani. Joaquin. Dentro per Quadrado, può far male Quadrado, ma può far male soprattutto Gomez. Può far male soprattutto Gomez. Mannaggia la miseria, la cosa che sa fare meglio è il colpo di testa. E chiaramente ci fa un gol di testa, 2-0, 44esimo del primo tempo. Che batosta, 2-0. Stiamo calmi, rimessate le nostre, allora palla per Derek. Gira tutto per Glick. Glick può avanzare. Partito qualcuno. Fuori gioco. Anzi no. Finisce qui il primo tempo. Che vergogna, che schifo. Penso che non abbiamo ancora fatto così schifo da quando ho giocato la prima partita. Siamo sul 2-0. Non abbiamo concretizzato un cazzo. 7 tiri, 4 in porta. 37% di possesso palla. Veramente, veramente uno schifo. Svegliamoci, cazzo. Recuperiamo palla, il Canduri. Il Canduri aspetta qualche compagno, è partito Masiello. Partito Masiello nel buco. Nel buco, cazzo, Baccalli. La palla non è ancora uscita, cazzo, non abbiamo ancora fatto la sostituzione. Porca miseria. Adesso facciamo un bel fallo tattico. Invece no, palla dentro, attenzione, Immobile. Gol. 86esimo. Immobile segna la rete dell'agguanto, 2-1, quando non ci speravamo più, a fil di palo, rete 2-1, e adesso il tutto per tutto, 86esimo ricordo, proviamoci fino in fondo, Immobile prova a pressare, palla buona qui, esce Scuffet, rinvio lungo, Cerci ci prova di testa, non ce la fa, rimessa laterale per la Fiorentina. Cazzo, cazzo, dai, muoviti, pezzo di merda, 90esimo, ma guarda, fanno apposta. Ma guarda te, sti stronzi. Immobile in pressing, ci crede.
Palla dentro, attenzione che è palla buona. Immobile. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo, tutti su, potrebbe essere veramente l'ultima azione. Sale anche Scuffet. Sale anche Scuffet, calcio d'angolo. Colpo di testa centrale di Glick. Colpo di testa centrale di Glick. Mannaggia cazzo. Derek. Prova ad andare a chiudere, Derek. Ormai. Attenzione che la palla, niente, finisce qui la partita. 2-1. 2-1. Scommetta tanto che lo perdavamo. Ci sta sta sconfitta. Mi ha preso due gol nel primo tempo, Immobile ci credeva. Qui Ceci, cazzo che gol si è mangiato. Vabbè, dobbiamo finalizzare di più, infatti 10 tiri, 7 in porta. La Fiorentina, cioè, dal primo al secondo tempo non ha veramente più tirato in porta. Dobbiamo... cazzo. Dobbiamo essere più precisi. E oggi infatti abbiamo visto che... che cazzo, porca troia, dobbiamo essere più precisi, punto. 2-1. E allora vediamo adesso un attimo il giocatore infortunato, vediamo. Kurtic, 4 settimane, ovvero un mese. Un mese, che è tanto, un mese, cazzo. Direi proprio di sì. Vediamo che succede nel calcio mercato, nel nostro finestra di mercato. Abbiamo ricevuto un'offerta per Barreto. Sì, cazzo, Barreto. Accettiamo subito. Assolutamente, cioè proprio... ti porto a spalle, perfetto, mio dio, giocatore venduto, Padelli, ok, perfetto, conferenza stampa, non mi frega un cazzo, Cerci venduto per 9 milioni e mezzo, cioè 11 milioni e 9 e mezzo per il budget trasferimenti, quindi, ma quando è che mi danno delle notizie sui miei giocatori? Offerta per il trasferimento per Glick, attenzione, 5 milioni per Glick, 5 milioni per Glick, 25 anni, allora questa decisione la lascio a voi, adesso vedo quanto tempo ho, anzi prima andiamo a vedere quanto tempo abbiamo. Hamburgo, offerta accettata, perfetto, firmiamo il contratto intanto a Zivin Lam, 4 anni, quello che chiede lui, no? 4 anni, bla bla bla, ti sto dando quello che vuoi, se poi non vuoi venire sei un testa di cazzo. Giocatore venduto, Barreto, perfetto. Perfetto, colloco i giocatori sul posto di Ceci, mi sto mettendo un attimo sostituto di Ceci, spero mi darà l'occasione per dimostrarlo, no? Cioè, te ne vai anche subito. Allora, dicevo, vediamo quanto tempo abbiamo per Glick, perché vi spiego. Scadenza 17 gennaio, che giorno è oggi? Cazzo, non abbiamo tempo, devo decidere da solo. Perché, allora, io l'accetterei, vi dico il perché. Abbiamo in rosa Ake, che non sta giocando, Derek, e in panchina addirittura abbiamo Maximovic, che ha 21 anni se non sbaglio, 22 anni, rating 76, vabbè, dopo si guarda l'anno specifico, invece Glick ne ha 25, quindi a sto punto io lo venderei, così facciamo giocare Ake e... come cazzo si chiama, ed Eric, due ottimi giovani che così crescono benissimo. Poi quindi trattative mercato, magari chiediamo qualcosa in più, facciamo una controfferta di 7 milioni, vediamo cosa ci dicono, al massimo ce lo teniamo, per carità. Comunque adesso abbiamo i dindini per prendersi i giocatori, da Ryan Gold agli altri. Vediamo, Gold. E a sto punto andrò a vedere nei commenti il centrocampista centrale giovane che mi avete detto, perché si è rotto anche coso, si è rotto. Gold, eccolo qui. Contatta per comprare, vediamo quanto vogliono, 2 milioni e 8. Perfetto, direi assolutamente perfetto. E noi gliene offriamo 2 e mezzo, vediamo cosa dicono. Comunque lo compriamo adesso che abbiamo i dindini, abbiamo i cash, cosiddetti i money. Poi, se vogliamo fare un'altra cosa ancora più figa, vendiamo Masiello Pasquale, ci prendiamo anche Show. Comunque adesso queste cose ve le lascio a voi, perché comunque dopo la partita con Sassuolo direi che l'episodio lo facciamo finire, così avete tempo voi, io ho tempo io per il mercato.
abbiamo deciso di accettarla, infatti hanno accettato l'offerta, Glick lo vendiamo, se ne va. Ditemi nei commenti se sta cosa ha fatto bene o male, se il ragionamento è stato buono o meno. Intanto Gold accettata, abbiamo in sto contratto da 3.000 euro al mese per 4 anni, a settimana anzi, per 4 anni. Dicevo, scrivetemi nei commenti se pensate, contratto rifiutato, allora devi morire, se ho fatto bene a vendere Glick. Io ho detto, abbiamo Ke e Derek, che sono tutti e due giovani, almeno già con tutti e due, nel caso comunque abbiamo Maximovic in panchina, che secondo me è un ottimo, ottimo sostituto, cioè stiamo parlando del primo che passa. Ok, Kurtic via, dentro Bascia, mettiamo Kurtic via e mettiamo Taxidis, grande Taxidis, perfetto, perfetto. Giochiamo la partita contro il Sassuolo, abbiamo adesso pareggiato e perso, sti cazzi, pareggiato magari, abbiamo perso contro la Fiorentina, speriamo di fare bene adesso. Cazzo, ora dobbiamo essere carichi più che mai, veniamo da una sconfitta, ora il Sassuolo di Reggio Emilia, allora speriamo, gioca Reggio Emilia, scusate. Dai cazzo, subito in pressing. Il Calduri. Immobile. Stava per sbagliare, attenzione qui Vives. Palla dentro per Immobile. Ci arriva Immobile, bene. Pallonetto di Immobile. Mamma mia. Mamma mia Immobile. Mamma mia Immobile. Chi ci credeva, cazzo, pensavo andasse fuori, infatti stavo già per legnarmi sulle palle e invece palla, fil di palo, sto pallonetto, tocco sotto. Ella! Che finesse, mamma mia, calcio prosecco, che spettacolo, che spettacolo, anzi questo è un proprio calcio Campari, altro che spettacolo, mamma mia, 1-0 dopo due minuti, Masiello, si appoggia per Baccali, cerca l'1-2 Baccali, trova El Kadouri che non riesce a prendere palla, aia qui nel buco, attenzione, Glick prova a chiudere su Missiroli, Missiroli la butta dentro, porta vuota, Scuffet non può far niente, chiaramente era uscito su Missiroli, che cazzo esulti così che ti vengo a prendere a schiaffi, non ti riconosci più neanche tua madre, mannaggia a te, mannaggia. 12esimo minuto, già 1-1, qui Scuffet era uscito chiaramente per chiudere, quindi ha lasciato la porta sguarnita, porta vuota. Sansone chiude e segna. Rimessa laterale per il Sassuolo, potrebbe essere l'ultima azione, non prendiamo gol, se no è un casino. Immobile recupera, invece no, finisce qui il primo tempo, 1-1, ci sta l'1-1 qui, cazzo, rivediamo il tocco sotto qui, un tocco di Immobile e pallonetto di Mancino, Pegolo va a prendere le farfalle e palla in rete. 1-1, forse mentava qualcosa di più il Sassuolo dalle statistiche, ma le statistiche non sempre sono veritiere, allora ripartiamo. Vives, il Kadouri, Immobile, cazzo, Immobile prende fallo, arbitro, stavamo battendo subito, appoggiamo qui per Baccali si accentra un attimo, Immobile dentro per Birobiro, attenzione alla palla, lui tra i piedi, cross in mezzo e testa, colpo di testa, El Kadouri, cazzo, mi stanno chiedendo via la voce, puttana, El Kadouri, adesso sto esultando, visto che era già ammonito, quindi secondo me El Kadouri è l'unico ammonito, stacco imperioso di testa, bim, Pegolo battuto, dai cazzo, 2-1, scopriamo subito, piange adesso, pezzo di merda, piangi, bravo. El Kadouri, grandissimo, che se non sbaglio si chiama Omar El Kadouri, comunque cazzo la partita non è finita, siamo concentrati, Immobile, cazzo, 93esimo, Sansone si è mangiato la palla, gol, clamorosa, ma clamorosa la minchiata che stavamo per fare, stavamo per perdere due punti,
tutti su con calma, scuffetta, rinvio sulla testa di Immobile. Calma, eh. Bravissimo il Kadduri, che palla che recupera. Cazzo, no, mi ho sbagliato. Palla dentro per Immobile. Attenzione, Ciro ci arriva, bravissimo Ciro. Ciro, prova a rientrare. Tiene sempre palla lui, arbitro, cazzo. Fallo qui su Ciro Immobile al 90esimo, Rosi ammonito. Questo episodio Ciro ha preso tante di quelle bastonate. E allora al 93esimo, direi che se la partita finisce qui posso anche provare a tirare. E vaffanculo, chi se ne frega. Cazzo, non è neanche un tiratore però. Consigliatemi un tiratore di punizioni, magari un centrocampista centrale, qualcuno. Batterà il Kadduri. Questa punizione mettiamola dentro. Vediamo se qualcuno riesce a staccare. La palla rimane lì. Derek, tiro, oddio. Calma, calma. Darmian appoggia dietro per Masiello. Masiello sale. Il Kadduri qui chiede la calma. Finisce qui la partita. Cazzo, sofferta come non mai. Vittoria 2-1. 2-1, altri 3 punti in saccoccia, come si suol dire, che vengono a casa. Mamma mia, mamma. Cazzo, qui gol di Immobile, il tocco sotto di finezza, calcio prosecco, calcio champagne, come volete chiamarlo, e la rete dell'1-0. Comunque, mamma mia che sudata per questa partita. Meritava qualcosina in più, forse il pareggio sì, lo meritava Sassuolo, ma conta il risultato finale. Noi abbiamo vinto e adesso pensiamo agli ultimi dettagli del calciomercato e andiamo subito a vedere. Allora, due mail. Nazionale Ecuador. Ecuador, fate voi, per me è uguale. Glick venduto. Glick venduto. Adesso andiamo a sistemare anche la nuova gestione squadra. Adesso vado un attimo ancora avanti un pochino a vedere se si smuove qualcosa. Contratto rifiutato da gol, perfetto, stranamente. Affancuore. Avanziamo l'offerta. Bla bla bla. Offerta accettata. Accettiamo il giocatore. Accettiamo Zinghillam. Perfetto, Zinghillam, grandissimo. Conferenza stampa, non me ne frega un cazzo. Nuovo giocatore in arrivo, perfetto, Zinghillam. Avanziamo un altro po' fino alla partita con il Sassuolo, che non giocherò. Vediamo se c'è qualche, se si muove qualcosa per le offerte di trasferimento. Abbiamo un'offerta per Ghiasi, prestito, accettiamo, via, perfetto, cazzo, accettiamo, vai dove puoi giocare, bravissimo. Poi giocatore in prestito, perfetto, contratto rifiutato, hai rotto la minchia. Quale sarà il ruolo nella squadra? Vediamo. Quale sarà il giocatore chiave? No, il giocatore importante, giocatore per un turno sporadico, una squadra con futuro componente. Dai, facciamo così, così almeno pensa che forse un giorno giocherà. Però finché il Kadduri gioca così. Cameron! Attenzione, anche il Cameron ci viene a leccare i piedi. Vediamo un attimo perché qui non sto capendo una sega. Vediamo, no, non vedo i giocatori. Trattative di mercato. Le offerte in corso, ok, solo quella, quindi per il resto non stiamo facendo niente, perfetto, insomma, ottimo. Dove cazzo si guardano i giocatori che ho fatto seguire da nessuna parte, quindi devo ricercarli. Allora, vediamo Fischer un attimo se hanno capito qualcosa, se hanno capito chi è, dove abita, se la morosa è buona o meno. Fischer, vediamo subito. Perché non ho capito dove guardare il riepilogo dei giocatori. Allora, contatta per acquistare. Quanto vuoi? Oh, cazzo, sì che li abbiamo i soldi adesso. Vediamo, offriamo 6 milioni. Lui lo prendiamo, cazzo. Fanculo, sì che lo prendiamo. Fischer, perfetto. Poi vediamo, bla bla bla, Show, l'altro era Show, vi ricordate qualcosa? No, perché io ho la memoria del cazzo, non mi ricordo neanche cosa ho mangiato prima di iniziare questo episodio. Allora, Show, vediamo un attimo,
che gioca a sinistra, dove abbiamo preso il tipo lì, abbiamo preso, come si chiama, no, quel coso, poi abbiamo preso adesso, oddio, atti, abbiamo preso Zinghillamo, come si chiama, ok, 9 milioni, ditemi se ne vale la pena, se ne vale la pena ci proviamo, 9 milioni, perché abbiamo preso Zinghillamo e c'è Masiello, però Masiello cazzo 30 anni, se prendiamo Show, guardate lì che animale che può diventare, ok, quindi Show tenetevelo a mente, ditemi voi, poi, Nazionale aspettiamo, perfetto, bla bla bla, raga, no, in attacco siamo a posto ragazzi, in attacco bisogna che stiamo calmi perché abbiamo già, siamo già pieni insomma. Io prenderei un altro ES e un altro ED. Allora, ES abbiamo detto Fischer, a destra abbiamo Baccali, però non abbiamo riserve. Quindi, vediamo questo Carrasco che mi era stato detto all'inizio, se si chiama Carrasco, spero di sì, spero di prenderci la prima botta, che era un esterno destro, mi pare. Ah, cazzo, ce ne sono due, ecco perché mi dite... Alcuni mi dicevano Carrasco a destra, qualcuno Carrasco a sinistra, cazzo. E adesso cosa faccio? E adesso cosa faccio? Ditemi chi è questo, il Carrasco che dicevate, così facciamo prima. Se l'esterno sinistro oppure uno di questi due esterni destri, ditemi voi. Aspetto vostri commenti, insomma, quindi Show per ora, abbiamo detto. Prendiamolo o no, ditemi voi, abbiamo già preso quel terzino lì. Se prendiamo Show, vendiamo Masiello, sappiatelo. Poi... Carrasco, ditemi chi è di questi qui. Poi abbiamo preso, andiamo a fare un attimo una cosa, così con la rosa sotto mano possiamo capire un po' meglio cosa sta succedendo. Allora, Damian, Maximovic, Derek, no, faremo giocare a che, così gioca, cresce. Masiello via, giocherà Lam, questo Lam. Allora, poi Baccaglia a destra, a sinistra giocherà, chi prenderemo? Per ora poi metto Masiello, Birobiro che dovrò dare in prestito, beh, che adesso abbiamo messo in prestito, vediamo se lo prendono poi, perché se non ci arrivano offerte non succede niente. Perfetto. Ora. Vediamo bene che è così. Dicevo. Riepiloghissimo finale che chiudo perché mi sto dilungando, sto ripetendo sempre le stesse cose, ma è la stanchezza che parla, scusate. Allora, a destra siamo a posto, se vogliamo possiamo prendere un terzino destro ma che costi poco poco poco, qui mi hanno detto gli amici di FIFA, di FIFA Live, mi hanno detto Opare che costa poco, mi hanno detto, quindi potremo prendere lui poi, ma deve costare proprio poco. Anche Derek copre centrali, direi che di centrali siamo a posto perché poi c'è Maximovic in panchina, quindi siamo a posto sicuro. A sinistra, se prendiamo Show, chiaramente giocherà lui, vendiamo Masiello, così comunque per la difesa siamo a posto per qualche anno perché sono tutti giovani qui. Poi a centrocampo mi serve uno dai piedi buoni che sappia tirare anche le punizioni, assolutamente un buon regista, giovane. Ditemi voi, non so, una specie di Verratti, che magari Verratti costerà troppo, però una specie. Poi Baccaglia a destra, siamo a posto, se vogliamo prendere un altro esterno destro proprio per tenerlo in panchina non si sa mai che, lo possiamo prendere, ma anche lì da poco, perché preferisco puntare e spendere 10 milioni su Fischer che giocherà titolare. E il Kaduri gioca titolare, e là davanti c'è Benzia nel caso non giochi Immobile. Quindi per ora diciamo che la squadra la stiamo quasi costruendo. Forse un vice scuffetto nel caso dessimo via qualcuno. Baza Cicoglu, ecco cazzo dove devo guardare. Rete mercato globale. Mattia Caruso, vaffanculo, ecco l'ho trovato. Baza Cicoglu, eccolo qui, vediamo quanto costa. Cazzo, ho cliccato. Vediamo quanto costa Baza Cicoglu. Ecco, lui costa poco, per esempio, potremmo prenderlo. Prendiamo lui, prendiamo Fischer, così a sinistra siamo a posto. E direi che qui ci sta lui, ma che cazzo, smettila Omar, anche lui diventa un animale merda e costa però 10 milioni, ci credo. Quindi Gese invece costa l'ira di Dio, vediamo,
quanto costa Jesse Rodriguez, si è appena trasferito quindi non vuole neanche venire, perfetto, possiamo anche rimuovere allora, così scava il cazzo. Fisher ok, Depay è l'altro che mi pareva costasse un fottio, dovremmo pagarlo molto per averlo, allora se ne può anche andare a quel paese. Gold deve accettare il contratto, ecco, sono questi e aggiungeteci qualche un centrocampista dai piedi buoni e quello che ho detto fino adesso, perché mi sono dimenticato e basta. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, facciamolo continuare, stiamo andando alla grande, siete sempre di più a seguirlo, mi fa piacere tantissimo, non potete immaginare quanto veramente, perché capisco che sta andando quasi tutto bene. Il prossimo sarà il 10° episodio, non avrei mai immaginato di arrivare a 10 episodi, quindi io vi aspetto, lasciate un like, lasciate un commento, come al solito tanti commenti qui perché mi dovete dire di tutto e di più, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e ci vediamo al prossimo episodio ragazzi, ciao belli.